È illegittimo il diniego opposto all'istanza di emersione dal lavoro irregolare fondato sull'impossibilità di sommare fra di loro i redditi del richiedente la regolarizzazione, ossia il datore di lavoro, e quelli del nipote. Tale diniego si basa sull'erronea convinzione che il nipote del datore di lavoro non facesse parte della stessa famiglia anagrafica, nonostante fosse convivente nella stessa abitazione. Si ricorda in proposito che la legge sulla regolarizzazione prevede un requisito reddituale di almeno 25.000 euro annui se il nucleo familiare presso cui lavorerà il colf sia composto da più persone conviventi che percepiscono un reddito. Orbene, non esiste una definizione generale e valida in ogni caso di nucleo familiare, perciò l'amministrazione ha fatto riferimento al criterio della famiglia anagrafica. Il ricorrente e il nipote, che sono parenti e coabitano nello stesso appartamento, rientrano a tutti gli effetti nella famiglia anagrafica e pertanto soddisfano la condizione prevista per ottenere il riconoscimento del cumulo dei redditi necessari ai fini della dichiarazione di emersione.